1-5 prima. La prima diplomata del centro sperimentale che viene a presentare un suo lavoro qui a Santa Croce in Gerusalemme per la manifestazione per il cinema italiano è Letizia La Martire. Non è assolutamente il primo festival, la prima manifestazione per il suo corto di diploma Piccole Italiane, che ha avuto l'onore di andare a Venezia, e scusate se è poco, ma spero che le faccia piacere presentarlo in una manifestazione che è organizzata proprio dal centro sperimentale. Letizia, a distanza di quasi un anno da Venezia, questo corto continua a darti soddisfazioni? Allora, soddisfazioni inaspettate, in realtà. Sono felicissima di accompagnarlo, non sempre purtroppo, perché poi insomma il lavoro continua e quindi spesso volentieri va avanti da solo, però sì, sono molto contenta di quello che è successo quest'anno. Puoi farci un bilancio, lo chiederemo un po' a tutti i diplomati che verranno qui, puoi farci un bilancio anche tuo, personale, di questi 3 anni di centro sperimentale? Allora, il centro sperimentale per me è stata una vera e propria svolta. Svolta perché sapevo poco prima di entrare al centro, anche se non sono entrata proprio giovanissima, avevo 26 anni ed era l'ultimo anno a cui potevo partecipare per le selezioni. E la svolta è non solo poter studiare con docenti di alto prestigio come Daniele Lucchetti, io ho studiato con Roberto Perpignani, con Giuseppe Lanci e tantissimi altri, ma è vivere questa esperienza con tantissimi giovani come te e che ti seguiranno poi nel corso, si spera, della propria carriera. Recentemente è tornata al centro sperimentale dove si è diplomata qualche anno fa Carolina Crescentini e ha detto a tutti gli allievi una cosa secondo me molto bella, ha detto: fate tesoro di questi anni per poi sui set vi ritroverete e vi riconoscerete, è vero? Assolutamente, assolutamente. E si creano dei veri e propri gruppi, anche perché il centro sperimentale ti mette a disposizione, ti dà la possibilità di creare delle vere e proprie esercitazioni e simulazioni. Quindi soprattutto io ho fatto regia, la possibilità di comunicare, di sperimentare da subito la comunicazione con le altre reparti è unica e rara. Letizia La Martire ha già finito il suo primo lungometraggio, tra l'altro è prodotto dalla CSC Production, si intitola Saremo giovani e bellissimi, lo interpreta Barbora Bobulova, non so se ce ne vuol dire qualcosa o semplicemente incrociare le dita. Incrociamo le dita e mi ricollego a quello che abbiamo detto poco fa, tutta la troupe è composta da miei ex compagni, quindi è fondamentale quello che si crea all'interno del centro. Benissimo, grazie.